Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Lo Psiconauta. Oggi siamo qui per parlare della marijuana, che è la droga probabilmente più discussa degli ultimi 20 anni. Infatti è al centro di un acceso dibattito tra quelli che la vogliono legalizzare e quelli che invece sono ancora fortemente contrari. Essa è diventata illegale a partire dal 1937 con il Marijuana Tax Act, opera di Frank Delano Roosevelt, che era il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, e poi a seguito di questo tutti gli altri paesi occidentali l'hanno seguito a ruota e hanno incominciato a bandire la marijuana. Però oggi non parleremo tanto della storia di questa sostanza, ma più di, cercheremo di analizzare il fenomeno, come si sta evolvendo, ossia come la legislazione nei vari paesi, come sta mutando, e cercheremo di dare una data più o meno approssimativa di quando potrebbe essere resa di nuovo legale. Prima di iniziare cerchiamo di vedere qual è lo stato attuale della cannabis in Italia. Allora, al momento l'uso della cannabis è ancora illegale, però l'uso esclusivamente personale è stato depenalizzato, questo però solamente quando il possesso è inferiore ai 5 grammi. Al di sopra è considerato spaccio ed è un'altra questione. E tutte queste, comunque tutte le norme legate al mondo della droga leggera e della marijuana, appunto, sono tutte quante disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre del 1990. Per uso medico la cannabis è totalmente legale, così come è possibile coltivare la cannabis sativa per scopo tessile, però a condizione che essa abbia una bassa quantità di THC. Per quanto riguarda gli altri paesi del mondo, la situazione è simile più o meno in tutte le parti del pianeta, è ancora per lo più illegale in quasi tutto il mondo, a eccezione di pochi stati che stanno cambiando la loro visione di questa pianta. Il primo fra tutti è stato nel 2014 l'Uruguay, che l'ha legalizzata, seguito poi da altri paesi come l'Olanda, che è l'unica in Europa, o alcuni stati degli Stati Uniti come Washington, Oregon e Colorado, ma anche in Alaska è legale. In tutti gli altri paesi invece le leggi sono ancora molto rigide, in alcuni in particolare è totalmente illegale, non come Italia che è stata depenalizzata. Torniamo ora alla nostra cara Italia, vediamo un po' come si sta evolvendo questa situazione e cerchiamo di capire un po' le proposte di legge in che direzione si stanno muovendo. Allora, il 16 luglio del 2015 è stata emanata una proposta di legge che prevedeva che la marijuana diventasse totalmente legale a scopo ricreativo, ovviamente solo per i maggiorenni, che potevano detenere una quantità di 15 grammi a casa e 5 grammi fuori casa. Era assolutamente vietata per i minorenni, ovviamente, e si poteva coltivare in casa fino a un massimo di 5 piante, però senza poter vendere il raccolto. Poi ci sarebbe stata un'organizzazione di cannabis social club, un po' come avviene in molti stati in cui è legale, e ovviamente lo Stato avrebbe il monopolio della cannabis, un po' come avviene con il tabacco, con i liquori. Però questa proposta di legge è stata stralciata della sua parte della legalizzazione per scopo ricreativo, lasciando solamente la parte che prevedeva la legalizzazione a scopo medico. E per questo motivo il relatore Daniele Farina ha lasciato il suo incarico, in quanto è rimasto molto deluso da quello che hanno fatto alla sua proposta di legge. E questa proposta è ancora in discussione da oltre 2 anni e adesso tornerà all'Assemblea di Montecitorio il 31 ottobre. Però comunque, come ho già detto, è stata mutilata, ha perso la parte in cui si parlava della legalizzazione a scopo ricreativo. E quindi, per quello che vi ho appena spiegato, la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo è molto molto lontana. Però qualcosa si sta comunque smuovendo, infatti sta diffondendo la cannabis legale, ossia un tipo di cannabis che contiene un basso livello di THC. Però per quella vera e propria, come ho detto, è ancora improbabile che nel prossimo futuro diventi legale. Quindi penso che non sarà legalizzata prima di un decennio. Come al solito, per questo video è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo alla prossima.